Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Venire a Milano con Moncalvo e Gesmundo e con tutti voi e non portare risultati concreti è impossibile. Nel senso che io solitamente negli interventi vado a braccio, non vi dico che me li controllano, ma quasi. L'anno scorso mi dissero: ma tu davvero vieni a dire che togli l'IMU e l'IRAP agricola? E ho detto: ma sai, se lo diciamo, Maurizio è convinto, abbiamo fatto i conti, alla fine è andata. E io penso però che di questa scelta voi non dobbiate ringraziarci, perché è un piccolo gesto, un primo piccolo gesto, che è semplicemente dovuto. Il secondo appuntamento che noi abbiamo prevede un documento che è questo. È già stato firmato, non è una promessa. Si chiama decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti trasformati a base di latte, in attuazione del regolamento 1169/2011 relativo alla fornitura di informazione sugli alimenti ai consumatori. Questo documento è già stato firmato e inviato a Bruxelles ieri. Prima i fatti e poi le parole. Noi siamo fatti così, amici di Coldiretti. Io credo che questo documento, anche in questo caso, non sia una cosa di cui voi dovete ringraziarci. La storia di Francesca, come la storia di molti di voi, è una storia che reclama giustizia. Sapere che cosa sto bevendo, sapere che cosa sto mangiando. È una grande battaglia da fare nei consessi europei. Anche in Italia, non ce lo nascondiamo, anche in Italia, perché l'obiettivo che noi ci stiamo ponendo, lo dico a Roberto, lo dico a Enzo, lo dico a Francesca, lo dico a Maria Letizia, lo dico a tutte e a tutti voi, è esattamente quello di non riprodurre lo scontro del passato tra grande impresa e coltivatore diretto. Noi vogliamo far sì che la grande impresa e soprattutto la grande distribuzione capisca che ha tutto da guadagnare dal fatto che ci siano dei coltivatori diretti forti, solidi e che campano del proprio lavoro. Perché è interesse loro, non è interesse soltanto vostro, è anche vostro, è ovvio, ed è interesse del Paese per la tutela del territorio, per la qualità dei giovani, per la bellezza di alcuni valori che sono i valori da cui siamo partiti, ma è anche utile dal punto di vista economico. Allora, per fare questa operazione qui, quello che dobbiamo fare, indipendentemente dai colori politici e dalle appartenenze, è restituire orgoglio al Paese. Restituire orgoglio all'Italia è l'unico modo per non andare in Europa a fare la figura di quelli che prendono soltanto i compiti da fare. Per troppi anni si è considerato l'Europa il luogo nel quale ci dovevano dare le lezioni, ci dovevano spiegare che cosa fare, noi dovevamo prendere nota, riportare l'Italia ad essere in Europa protagonista. Dire che noi vogliamo fare quello che serve alla nostra economia, alla nostra agricoltura, quello che serve a creare posti di lavoro. Però c'è un problema, io non vi nascondo, io non vi giro intorno ai problemi, non sono, come sapete, ve l'ho detto l'altra volta, ve lo ripeto, mio nonno faceva il sensale, vendeva maiali. E voi sapete che quando uno fa questo mestiere, nasce in questa cultura. A tavola da mio nonno il vino non stava sul tavolo ma stava laterale, perché era lui che decideva a chi darlo e a chi no. È una cultura che è una cultura nella quale siamo cresciuti e che è qualcosa di più grande e bello che noi abbiamo. Io non giro intorno al problema. Noi abbiamo perso troppe occasioni in passato. Noi abbiamo perso troppe occasioni. Allora io vi domando, qualsiasi partito votiate, qualsiasi idea abbiate, qualsiasi persino squadra di calcio tifiate, ve le dico tutte. Vogliamo per un periodo di tempo mettere da parte le divisioni,
politiche, di colori, e fare uno sforzo tutti insieme, perché quando si va in Europa, quando si va nei consessi internazionali, ci si vada con la forza del paese, perché gli altri fanno così. Gli altri nostri paesi, quando vanno in Europa, ci vanno insieme, non si mettono a litigare, non usano l'Europa per fare strumentalizzazioni politiche, non si mettono a discutere contro. Per farlo c'è bisogno di un paese che smetta di essere un paese che si lamenta sempre e comunque di tutto. Noi abbiamo da fare delle cose? Sì. Ci avete chiesto di eliminare l'IMU e l'IRAP agricola. Lo abbiamo fatto. È un piccolo gesto. L'abbiamo fatto. Ci avete detto mancano i soldi per l'export. Ed è una cosa allucinante. L'altro giorno ho dato i numeri al G7, ai colleghi degli altri paesi, dei prodotti Italian Sounding. Obama mi ha detto Parmesan Parmigiano, era una cosa evidentemente gli ho detto 3 volte, gli abbiamo un po' stressati. Il riferimento al fatto che su 90 miliardi di euro di potenziale prodotto italiano, di prodotto italiano venduto Italian Sounding, noi abbiamo oggi quanto? 37? A quanto siamo? Maurizio 38? Quanto siamo arrivati a 38? Siamo partiti da 33, ci siamo dati l'obiettivo di arrivare a 50, ancora siamo bassi ma stiamo andando avanti. È una cosa allucinante, è una cosa impressionante. Quindi riuscire a lavorare in questa direzione non è un qualcosa che il governo italiano, il nostro governo ha avuto un'idea geniale. Abbiamo messo 300 milioni per iniziare a valorizzare di più i nostri prodotti. Dove l'abbiamo messi? Innanzitutto negli Stati Uniti. Perché può sembrare un paradosso, ma il paese più emergente per noi sono gli Stati Uniti. Ci sono intere fette degli Stati Uniti d'America dove possiamo crescere moltissimo, dove la gente ha voglia d'Italia, ha fame d'Italia, è innamorata dell'Italia. L'abbiamo fatto. Poi ci avete chiesto l'etichettatura. Ci abbiamo riflettuto a lungo, lo sapete. Non è un bancomat, un provvedimento di legge. Maurizio ha fatto un lavoro straordinario, anzi fatemi ringraziare Francesca, il tuo conterraneo Maurizio Martina, che su questi temi è particolarmente sensibile e che sta facendo un grande lavoro. Abbiamo discusso con le aziende, gli abbiamo detto guardate che è un'operazione win-win anche per voi. E questo decreto interministeriale non ha soltanto la firma del Ministro dell'Agricoltura. C'è scritto Martina alla fine, ma c'è scritto anche Calenda. Noi riconosciamo che con questa scelta dell'etichettatura possiamo investire su un futuro industriale, imprenditoriale, che parte però dai coltivatori diretti, che parte dalle piccole e medie imprese, che parte da chi gode e gioisce dello stare in una stalla a lavorare, come ci ha raccontato Francesca. Questa cosa è fatta. Però voi conoscete Moncalvo, conoscete Gesmundo, e non è che finisce qui. Noi abbiamo una legge di stabilità da approvare. C'è tempo per discuterne. E noi vogliamo farlo su queste cose tutti insieme. Quando ho sentito la storia di Francesca della centrale a biogas che non viene fatta, ho chiesto a Roberto Maroni, in spirito di collaborazione istituzionale, se facciamo un progetto insieme. Regione e Stato per poter finanziare iniziative di questo genere. Mi ha detto di sì, io sono pronto a fare la mia parte, perché per noi quando c'è da dare una mano ai nostri connazionali non c'è divisione politica che tenga. Noi siamo fatti così, siamo italiani, prima ancora che essere appartenenti a una storia o all'altra politica. E quindi ci lavoreremo, ci discuteremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Abbiamo la legge di stabilità. C'è un punto, Roberto, Enzo, su cui ragionare. Abbiamo iniziato a ridurre la pressione fiscale, ancora poco, per carità di Dio. Però è un passo in avanti. Abbiamo fatto l'etichettatura, abbiamo messo i soldi sull'export. Secondo me va creata una misura ad hoc, a valere, secondo Maurizio, in parte sul CIPE. Io penso che si possa andare a prendere i fondi di dotazione anche del Ministro dello Sviluppo Economico, perché a mio giudizio bisogna far passare il concetto che il vostro lavoro merita l'attenzione di essere considerato piccola impresa, piccola e media impresa e non soltanto una nicchia, e quindi dovete avere accesso a quei fondi in modo maggiore rispetto al passato.
studiamo insieme, coinvolgiamo anche le altre forze politiche. Qui siamo in Lombardia, quindi ho detto il Presidente della Regione che è di centrodestra, ma vale anche per le altre forze politiche che vorranno darci una mano. Studiamo insieme un meccanismo in cui i fondi di rotazione del Ministero dello Sviluppo Economico vadano su progetti concreti, Maurizio, come quelli che abbiamo sentito oggi a proposito semplicemente di una centrale a biomasse, oppure di un rinnovo del trattore o dei mezzi. Abbiamo messo una misura quest'anno che è il superammortamento al 140%, ma se uno spende 36 centesimi e vende a 32 centesimi, ve lo dico io, quella legge l'ho messa io, il superammortamento se lo sbatte sui denti, tecnicamente parlando, perché non ha una lira per poter arrivare a fare l'operazione. Ma se sulla legge di stabilità del 2017 prendiamo questi fondi e riusciamo a fare un investimento e un intervento, io credo che faremo un servizio al nostro Paese. Allora, la questione, finisco, è tutta lì. È inutile fare grandi giri di parole. Io, prendetemi per matto, prendetemi per matto. Pensate che io sia fuori di testa? Io sono fuori di testa. Io penso che la parte migliore dell'Italia non sia il passato ma sia il futuro. Io penso che la stagione più bella per l'Italia ancora non è arrivata. E quando lo dico lo so che molti di voi penseranno questo, chissà cosa ha fumato stamattina. Ho fatto il sindaco di Firenze e vedendo le potenzialità della mia città provavo a dire ai miei concittadini, guardate che sì, abbiamo il Rinascimento, però se ce la mettiamo tutta in questo mondo globale, i prodotti dell'artigianato tipici della nostra città, con la diffusione incredibile delle nuove tecnologie, potranno andare in tutto il mondo in misura molto maggiore rispetto al passato. Allo stesso modo dico a voi, è chiaro che un'epoca eroica per alcuni aspetti dell'agricoltura è finita. Ma c'è una realtà vera, grande, il mondo va verso l'intelligenza artificiale, va verso i robot, va verso la genomica, ma non potrà mai dimenticare la bellezza della qualità dei prodotti, della qualità della vita, del gusto di riscoprire certi valori che stanno alla base di tutto. Io ho 800.000 fan su Facebook e 2.400.000 su Twitter. Niente vale il piacere di una tavolata con gli amici in cui condividendo il cibo e condividendo il vino condividi un'esperienza umana che è la cosa più grande che la vostra associazione può insegnare. E allora se questo è vero, il nostro obiettivo è molto semplice, molto tranquillo. Noi combattiamo per l'Italia. A me non me ne frega niente delle divisioni interne. Non mi interessano nel mio partito, figuriamoci se mi interessano nella politica. Io penso che ci sia una battaglia da fare perché l'Italia torni a fare l'Italia, perché l'Italia torni a essere forte. Non ne posso più della gente che ride dietro l'Italia. Vi ricordate, non ero io il Presidente del Consiglio, c'era un altro Presidente del Consiglio. Vi ricordate quando qualcuno fece i risolini contro le nostre istituzioni e contro l'allora Presidente del Consiglio? Io allora ci rimasi male. Perché l'Italia che viene presa a risolini in faccia è un'Italia che non merita tutto ciò. Per cambiare però c'è anche bisogno che la politica dia un segnale, perché voi avete fatto una discussione molto, vi ringrazio della vostra posizione, la vostra posizione è una posizione molto seria, molto solida, molto legata anche a alcuni elementi economici, capisco. Io ve la dico ancora peggio, la parte seria l'avete fatta voi. Noi abbiamo oggi troppi politici in Italia. La riduzione del numero dei politici è la priorità per essere credibili con voi. E su questa battaglia io da solo non ce la faccio, o mi date una mano voi o non ce la faccio. Poi la volta dopo volete mandarmi a casa, votate per un altro, non me ne frega niente, potete farlo tranquillamente, si chiama democrazia. Ma il punto centrale è che in Italia abbiamo un Parlamento di 945 parlamentari. È ridicolo, è il numero più costoso e più grande del mondo. Non ci meritiamo questo. Ci meritiamo di semplificare. Ci meritiamo di avere regioni che siano più in grado di governare le materie che hanno. E allora finisco. E allora finisco su questo. Noi abbiamo di fronte una straordinaria stagione, affascinante, piena di occasioni belle. La mia proposta è questa. 8 mesi fa, io sono venuto a Milano
Abbiamo fatto l'elenco delle priorità per la stabilità, ci siamo dati la mano come facevano i sensali, per cui darsi la mano sostituiva il bollo e il costo del notaio, darsi la mano e guardarsi negli occhi era la cosa più importante, noi abbiamo mantenuto la parola data. Ci siamo rivisti oggi e c'era il decreto sull'etichettatura da fare, è qui. Ve l'abbiamo portato già firmato, per non dare l'impressione di essere qui a fare delle promesse. È già firmato, è già a Bruxelles. Ora a Bruxelles ci faremo sentire in tutte le forme, in tutte le modalità. Ma c'è un passaggio da fare per i prossimi 6 mesi, dopo il referendum, prima della legge di stabilità. Scegliete dove, se di nuovo a Milano che porta bene o da un'altra parte. Io vorrei che ci reincontrassimo e vorrei che reincontrandosi potessimo prendere degli impegni su come i fondi rotativi del Ministero dello Sviluppo Economico, su come i fondi per i giovani agricoltori che scelgono di fare una strategia diversa rispetto a molti altri, su come le strutture di comunicazione pubbliche e private aiutano a raccontare meglio l'agricoltura, perché questo è un tema che è fondamentale, perché questo è un tema che è cruciale per il futuro. Perché se noi non cambiamo la percezione non andiamo da nessuna parte. E facciamo un altro elenco di cose da fare insieme. Se faremo così, poi ciascuno magari resterà delle sue idee politiche, ma accadrà una cosa semplice. Dopo anni in cui l'agricoltura è stata relegata a fenomeno di serie B, l'agricoltura tornerà ad essere centrale per il nostro Paese. E dopo anni in cui l'Italia è andata a prendere schiaffoni e risolini in sede europea, torneremo a farci sentire, indipendentemente dal colore politico, con l'orgoglio di 3 colori, che sono il verde, il bianco e il rosso, i colori dell'orgoglio nazionale, i colori della passione italiana, i colori del paese più bello del mondo che deve tornare a crescere anche grazie a voi. Viva la Coldiretti e viva l'Italia!